L'ospedale di primo livello, cioè no, non ci può essere, perché significherebbe chiudere l'ospedale di Sant'Omero e l'ospedale di Atri, e siccome noi abbiamo in mente un territorio e non una sola città, comprendete bene che è meglio avere un ospedale su Giulianova con delle, appunto, delle eccellenze non solo provinciali ma regionali, e avere anche altre due strutture che possono fare benissimo il loro lavoro fermando la mobilità passiva. Il nosocomio di Giulianova rimarrà un ospedale di base. Nel piano di riordino della rete ospedaliera non è prevista la promozione a nosocomio di primo livello. In tutta la provincia di Teramo l'unico presidio sanitario con questo titolo rimane quello del capoluogo. Cioè, mettere un ospedale di livello qui che comporta avere la neurologia, altri reparti che non si trovano neanche i medici, la pediatria, ci va il punto nascita. Cioè, sarebbe, come possiamo dire, diventa anche difficoltoso gestirlo dal punto di vista economico. E di medici, e di professionisti e di personale, ecco. Il sindaco comunque festeggia l'aggiunta di 4 nuovi reparti nell'ospedale, che serve un bacino d'utenza di circa 80.000 persone, che d'estate però diventano anche 600.000. Adesso Giulianova non solo avrà delle eccellenze, quindi dei reparti che saranno presenti solo a Giulianova nell'intera offerta regionale, ma vedremo la ristrutturazione di tutti e due i padiglioni, vedremo l'apertura di ben 4 nuovi reparti, e per la prima volta le intelligenze che arrivano dal mondo universitario saranno presenti all'interno della nostra struttura. Inoltre, nel piano della regione non è previsto il potenziamento del Mazzini di Teramo, che non diventerà un hub di secondo livello. Siamo l'unica provincia abruzzese a non avere la terapia intensiva neonatale, ha dichiarato il numero uno della ASL. Dobbiamo lottare per un'unità di secondo livello. Teramo lo merita, ha tutto, manca solo la TIN, manca qualcosa di piccolo. Noi lo chiederemo a gran voce adesso, e soprattutto abbiamo dovuto creare quella rete, quella sinergia indispensabile per far vivere il territorio provinciale di tutti gli altri presidi. Insomma, nel piano nessuna promozione per i presidi del Teramano. Ci stiamo lavorando, ha detto Luigi Deramo, coordinatore regionale del partito che guida l'assessorato alla sanità. Credo che l'assessore Verini, il dottor Pierluigi Cosenza e il direttore Maurizio Di Giosia abbiano esattamente compreso che tipo di percorso anche nel confronto debbono portare avanti, quindi sono molto fiducioso, ma soprattutto sono felice perché finalmente è terminata l'epoca buia dei tagli, del depotenziamento e della mancanza totale di ascolto.